Buongiorno a tutti, benvenuti. Mi sentite? Buongiorno a tutti, per favore un attimo di silenzio che andiamo a cominciare, grazie. Buongiorno, grazie, è bello, sempre bello vedere delle facce allegre. Comunque ora cominciamo con i saluti del nostro presidente, il presidente dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, il professor Roberto Balzani. Bene, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno scuole. E per noi ovviamente questo è un appuntamento fra i più importanti dell'Istituto dei Beni Culturali, perché questo istituto, che come voi sapete ha come funzione non soltanto quello di proteggere i beni ma anche di valorizzarli, anzi soprattutto di valorizzarli, vede come uno dei suoi pilastri l'elemento dell'avvicinamento all'educazione, ai beni culturali, al patrimonio. Sappiamo tutti che questo è un argomento di cui nel nostro paese si parla molto, perché il patrimonio è molto esteso, perché tutti i piccoli paesi, piccoli e grandi, ce l'hanno, perché fa parte del modo con cui viviamo la comunità. E il fatto che ci si avvicini fin da ragazzi è molto importante per poi mantenere una sensibilità che ciascuno di voi nel corso della propria esistenza poi declinerà come meglio crederà, secondo quelle che sono le sue inclinazioni, i suoi desideri. Questo è il motivo per il quale abbiamo da molti anni attivato questo piccolo concorso, che ha, come vedrete, dei risvolti molto creativi. Io ringrazio naturalmente tutto il personale dell'IBC che si è prodigato in questa operazione, a partire dalla dottoressa Fucci, che è qui a questo tavolo, naturalmente l'ufficio scolastico provinciale e anche l'università, perché attraverso il MODE, e cioè una struttura di valutazione dell'Università di Bologna, un vero e proprio museo virtuale, noi riusciamo anche a dare una continuità a questo percorso, al di là del singolo momento del riconoscimento della premiazione. Diamo una, diciamo, una continuità nella fruizione di questi progetti. L'idea poi di vedere tanti ragazzi che vengono da scuole così sparse dentro il territorio regionale è un altro motivo di davvero di orgoglio. La nostra regione è una regione molto plurale dal punto di vista delle esperienze, dell'identità, e il fatto di trovarvi insieme in questa occasione per vedere cosa si è fatto da un capo all'altro di questo territorio, penso che anche a voi, lo dico soprattutto ai ragazzi, possa costituire un ulteriore elemento di curiosità e di conoscenza. Il nostro territorio merita di essere conosciuto tutto, e penso che abituarsi da piccoli a farlo, anche attraverso cose come queste che vedremo e che vedrete e di cui siete stati protagonisti, sia una delle forme più efficaci e migliori. Quindi io spero che oggi vi divertiate e che portiate con voi di questa esperienza, lo dico a voi, lo dico naturalmente agli insegnanti e anche a tutti gli operatori dei beni culturali coinvolti, il ricordo comunque di un impegno e anche la responsabilità di un impegno verso il patrimonio che deve accompagnarci sempre nel corso della nostra esistenza. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti di nuovo. Ora passo la parola alla rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, la professoressa Giuliana Zanarini, l'Ufficio Scolastico Regionale che da anni appoggia la nostra iniziativa, la sostiene e la promuove. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno, ben arrivati. Io porgo i saluti del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Stefano Versari, che vi saluta, si complimenta con voi per quanto realizzato, insieme ai vostri docenti e agli esperti dei musei, degli archivi, delle biblioteche. Grazie a questa comunità
scolastica, ma grazie a questa nuova comunità che si è creata attraverso queste attività avete realizzato degli elaborati che hanno fatto rivivere dei beni culturali. La scuola, noi crediamo, mondo della scuola, mondo della società anche, ha questa grande opportunità di trasmettere vita. Voi scoprendo, lavorando, dando una nuova visione a tutto ciò che avete scrutato, scoperto e rielaborato, avete dato nuova vita ai beni culturali. Quindi questa iniziativa che da anni si realizza grazie al supporto di vari enti è giunta sicuramente a un'elaborazione nuova. Attraverso i vostri linguaggi, attraverso quindi un dialogo virtuoso che si è creato, siete cresciuti voi, ma sono cresciuti anche i beni culturali in uno scambio molto importante. E il direttore generale Versari parla molto spesso dei diversi linguaggi, no? Voi stessi usate diversi linguaggi per creare entità nuove. E la partecipazione vostra, attiva e creativa, ha dato frutto sicuramente a un'espressione di educazione civica, oggi chiamata con una nuova normativa, educazione alla cittadinanza, fino ad oggi, anno scolastico 19-20, che vi ha visti protagonisti. Quindi tramite questa visione generale, olistica, che vi vede come persone attive, non solo come fruitori quindi dei beni culturali, sicuramente questo concorso di idee, molto bello il discorso di concorso di idee, è giunto a un traguardo molto positivo. I vostri elaborati oggi verranno premiati e quindi acquisiranno un ulteriore valore, un valore aggiunto che è rappresentativo poi di tutto il vostro lavoro. E noi ci auguriamo che tutto ciò che si sia realizzato attraverso i vostri progetti, che in una sfera, diciamo così, in un'ottica educativa, venga da voi ricordato e rammentato. Noi diciamo sempre, no, che nella scuola l'importante è ricordare, che significa portare al cuore, ma rammentare, che significa portare alla mente, alla ragione. Quindi grazie a voi, grazie a tutti gli organizzatori, e buona premiazione, visto che oggi è un momento anche di grande gioia e di bellezza nell'arte. Grazie. Ringraziamo Giulia Zanarini e passo la parola alla professoressa Chiara Panciroli del MODE, che ci accompagna ormai da anni in questa esperienza e che valorizza appunto, come diceva il professor Balzani, attraverso la loro officina, valorizzano i nostri progetti, i vostri progetti. Grazie. Ben trovati a tutti. Che cos'è il MODE? Così ringrazio anche la parte tecnica e tecnologica, che è proprio del digitale. È un museo dell'educazione, del Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Diffonde, ovviamente ha come scopo di diffondere la cultura educativa, ma un'area importante, le aree sono esposte in alto, se vedete, area informativa, area espositiva, area della documentazione. L'area della documentazione ha proprio lo scopo di valorizzare l'esperienza al patrimonio, le esperienze che in qualche modo noi valorizziamo in più rispetto già al lavoro che per esempio fa IBC, Ufficio Scolastico Regionale, mettendo in evidenza la parte educativa, che ha richiamato anche la collega e il Presidente Balzani, ma che cosa vuol dire diffondere questa cultura educativa rispetto al patrimonio? Vuol dire in qualche modo mettere a punto dei progetti educativi di cultura al patrimonio. La collega ha parlato di un concetto che in qualche modo si evidenzia ormai da molti anni, perché come Museo Officina dell'Educazione, da quando è nato Io Amo i Beni Culturali, questo progetto, abbiamo sempre progettato insieme per valorizzare proprio questa cultura educativa. Allora, che cosa sta cambiando? Anche con Valentina Galloni, che ha seguito questo progetto negli anni passati, poi ha lasciato l'eredità così perché si evolvesse,
Che cosa volevamo fare con questo progetto? Allora, l'abbiamo un po' osservato su 6-7 anni di evoluzione di questi progetti, e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, e questo vi riporto un po' quello che anche proprio dalle vostre documentazioni si è evidenziato quest'anno, si è evidenziato un ruolo sempre maggiore del digitale. Oggi molti progetti che in qualche modo avete realizzato hanno utilizzato il digitale, per fare che cosa? Per creare delle nuove relazioni col patrimonio. Quindi quello che in qualche modo avete fatto è questo. Il digitale oggi come si caratterizza nel patrimonio? Condivido solo queste tre caratteristiche. Quello di essere multimediale, quindi il digitale ci dà la possibilità di usare diversi linguaggi, abbiamo parlato dei linguaggi, questo voi l'avete fatto in modo sempre anche più competente. E nei vostri progetti questo si vede in modo evidente. L'avete fatto in modi diversi, e questo nel campo del digitale si chiama la multimodalità, approcci diversi al patrimonio, di mediazione al patrimonio, che in qualche modo si evidenziano anche nelle vostre documentazioni. In più, ed è abbastanza ricorrente, siete diventati non solo degli spettatori passivi di patrimonio, non avete visitato solo i patrimoni di sostanza, materiali che erano nei musei, che erano sparsi sul territorio, ma li avete reinterpretati, e questo vi ha resi protagonisti, attivi e devo dire anche per molti aspetti originali, perché ognuno di voi, grazie al digitale ma anche agli strumenti più tradizionali, l'ha reinterpretato in modo originale. Però aggiungo questo: a fianco di questa natura del digitale sempre più evidente nei vostri progetti, l'elemento che però li ha resi potremmo dire educativi è stata la cultura del progetto. Oggi non possiamo parlare di un digitale potremmo dire ad alto livello di qualità, spesso si dice, se non c'è un progetto educativo alla base di questo. Ma il progetto che cosa vuol dire? Nel lessico vorrebbe dire un'idea, un disegno. Quindi avete fatto un disegno prima di utilizzare gli strumenti per creare queste relazioni al patrimonio, e questo è molto evidente nei progetti. In più, che cosa vuol dire? Il progetto vuol dire non solo un'idea, vuol dire un piano di lavoro che spesso è stato puntuale. Questa puntualità, questa cura ha fatto emergere il valore educativo delle vostre proposte. Questo perché? Perché guidati anche da insegnanti, da esperti, da educatori del patrimonio, da figure che vi hanno accolto all'interno del museo, da partner che insieme a voi è anche di imprese, di scuole di ordine diverso, hanno insieme messo a punto questo piano dettagliato di cura del patrimonio. Ovviamente non possiamo non dire, qui sono in conclusione di queste brevissime considerazioni, che questo ci spinge verso quello che è chiamato una cittadinanza attiva e responsabile. Questi progetti ne sono un risultato evidente. Grazie e un buon lavoro. Davvero moltissime grazie, ha fatto un riassunto molto efficace dei vostri lavori, dei risultati che possono dare. Ora alcune notizie così proprio tecniche. Io avevo già mandato a tutti l'indirizzo dello streaming in diretta, però se lo volete inviare ai vostri genitori dovete entrare in videcenter.lepida.it. Video. È chiaro? Se qualcuno vuole provare, insomma, c'è lo streaming in diretta. Poi intanto mi presento, perché per me questa è la prima edizione, nel senso che prima di me il progetto era seguito in ambito dell'Istituto dei Beni Culturali dalla collega Valentina Galloni, che quest'anno ha assunto un altro incarico, e quindi dico che è stata gentilissima e molto disponibile nel passarmi le carte, diciamo, che riguardano il concorso, ed io sono molto contenta perché veramente lo ritengo un progetto straordinario, e in ogni caso lavorare con tante persone così giovani si impara sempre qualche cosa.
Dunque, oggi intanto vi presento la squadra. La squadra di lavoro odierna è composta da Francesco Angrisano, detto Frank, che è il nostro tecnico qui di fianco, da Paola Bussei e Ivan Orsini, che sono alla segreteria fuori di qui, da Manuela Cristoni, anche lei addetta all'accoglienza, e dal fotografo Andrea Scardova, che vedete girare fra di voi. Non c'è oggi Beatrice Orsini, che ha avuto dei problemi familiari, ma è la persona che cura la pubblicazione del libro, che vi sarà inviato prima di Natale, diciamo, quindi sarà un regalo di Natale, perché al momento non è ancora stato stampato. Un'altra questione logistica: ci sono delle richieste all'ultimo minuto di cambio di programma, cioè ci sono delle scuole che hanno bisogno di andare via prima, e infatti vedremo comunque durante la giornata che saremo attraversati da ondate di persone che vanno e vengono, di scolaresche, come appunto sta succedendo ad ora, proprio per questioni di esigenze legate ai mezzi pubblici, eccetera. Io insieme con lo staff cercheremo di soddisfare tutti, però non garantisco il risultato, speriamo di riuscirci, ma non è detto. Bene, un altro mio compito bruttissimo sarà quello di monitorare i tempi, quindi questo sarò molto cattiva. Detto questo, ormai insomma siamo già ai limiti del tempo, e quindi non voglio dare spazio a voi e alle vostre presentazioni, quindi pongo l'accento solamente, per quanto riguarda il progetto dell'Istituto dei Beni Culturali, a quelli che sono i numeri generali di questo progetto. Quindi adesso è appena partita la nona edizione. La nona edizione sta cominciando a lavorare ora e sarà ovviamente presentata quest'altro anno in un'altra situazione come questa. Quindi siamo alla ottava edizione più un'edizione speciale per il SISM, con 146 progetti conclusi, centinaia di scuole che hanno partecipato, centinaia di enti culturali partner di questi progetti, ma anche centinaia di enti differenti, società, associazioni, fondazioni che hanno supportato e lavorato in vario modo per questi progetti. Gli studenti coinvolti sono tantissimi, quest'anno fra l'altro sono più di 3.000 quelli che sono coinvolti nell'edizione ottava. Ci tenevo appunto a dirvi questi numeri perché sono numeri alti che riguardano tutta la regione e testimoniano un interesse che continua nel tempo. Fra l'altro, ve lo dico perché lo trovo uno dei risultati più interessanti di questo concorso. Ogni tanto, io già per Valentina Galloni forse questa non era una novità, ma per me sì, ogni tanto mi scrive o mi telefona qualcuno che mi dice che stanno continuando a fare delle cose, dei prodotti, dei giornalini o delle ricerche che sono partite 3, 4, 5 anni fa con i progetti di Io amo i beni culturali. I prodotti che, come diceva la professoressa Panciroli, vengono realizzati in questi progetti, e come avete visto benissimo, queste sono fotografie che riguardano appunto i vostri progetti, possono essere più diversi. Sono mostre, sono video, sono registrazioni radiofoniche, sono anche proposte di volantini, di mappe, di vari prodotti per la valorizzazione dei beni culturali. Bene, io propongo, avendo già parlato con la professoressa Panciroli di quali sono le novità. Ok, allora non avete sentito niente, va bene. Perché tenevo la mano nel posto sbagliato.
Va bene. Propongo di cominciare subito le vostre presentazioni, appunto perché abbiamo forse qualche problemino con i tempi per qualche scuola. Allora, per l'Istituto dei Beni Culturali presenterà i vostri progetti la nostra collega Valeria Cicala, che è capo ufficio stampa dell'Istituto dei Beni Culturali. Sì. Grazie Valeria. La squadra che vi ho nominato prima, compresa me stessa ovviamente, siamo qui disponibili se ci sono esigenze nell'ambito del possibile, proviamo a soddisfarle. Preferisci questo? No, no. Ok. Accendiamo questo, forse meglio. Questi ci sono dei cambiamenti, te lo dici? Sì, come lo dici. Buongiorno, benvenuti, benvenute, benvenuti. Per noi che costituiamo da sempre il team che lavora, che ha il piacere di leggere i vostri progetti, di immergersi dunque in una realtà territoriale con tutta la vitalità e la forza, soprattutto dei giovani, dei nostri giovani e di chi li accompagna, i professori, gli enti, quindi i rappresentanti delle istituzioni, i funzionari con cui ci si incontra. Un intreccio di lavoro bellissimo con risultati che diventano sempre più raffinati, sempre più degni di un'attenzione che va nel tempo. Come sottolineava il presidente Balzani, il lavoro, gli esiti non si fermano qui, si continua, e anche sapere che nel tempo le scuole, al di là di quel progetto, continuano a muoversi in una certa direzione, ad approfondire o a lanciare nuovi progetti. Tra di voi ci sono scuole, ci sono istituzioni che non sono al loro primo riconoscimento ufficiale. Ma bando alle chiacchiere, perché i tempi saranno veramente stringati, e quindi lasciamo spazio al cortometraggio su Donato Creti, che presenta l'Istituto Comprensivo numero 9 di Bologna con l'istituzione Bologna dei Musei e collezioni comunali d'arte, il lavoro che è stato realizzato, questo video veramente molto bello, abbiamo avuto il piacere già di vederlo, dimostra come vi siete saputi muovere, come avete scoperto attraverso queste tele, questi dipinti di un grande della nostra pittura emiliana, percorsi come quello mitologico che poi ha tante ricadute dalla storia, alla letteratura, tanti e tanti aspetti che si coniugano. Un lavoro intenso, condiviso con tante altre scuole, e quindi una capacità di partenariato molto importante, e mi piace ricordare Schermi e Lavagne, Cineteca di Bologna, Officina Adolescenti e la Biblioteca Sala Borsa di Bologna e tutte le scuole che hanno dialogato per questo bellissimo progetto. Grazie, a voi la parola. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. È sempre un piacere essere qui, anche una bella emozione. È il secondo anno che l'IC9 di Bologna partecipa a questo bando e a questo evento, e devo dire che la scuola, l'IC9, in questi anni è cresciuta con questo concorso. I ragazzi della nostra scuola hanno imparato veramente ad amare ogni volta un pezzo in più del patrimonio artistico della città, per cui i beni culturali di questa città. Io sono il professor Marino, sono insegnante di arte dell'IC9, sono qui a presentare appunto il progetto cortometraggio su Donato Creti, nato in collaborazione con il Museo Collezioni Comunali d'Arte. Sono qui a ringraziare e a portarvi i saluti della dottoressa Battistini, la direttrice del museo, che davvero ci ha dato un apporto importantissimo a tutto il progetto in ogni sua fase, per cui ricordo piacevolmente una bellissima lezione nel momento in cui abbiamo dovuto realizzare la sceneggiatura del cortometraggio
con la presenza della dottoressa Battistini, che ha dato davvero un apporto significativo e ha saputo coinvolgere i ragazzi nella maniera giusta. Sono a ringraziare anche i tanti partner che hanno partecipato al progetto cortometraggio su Donato Creti, e grazie a questi la scuola si è veramente aperta alla città, per cui la biblioteca Sala Borsa, il quartiere Savena, la Cineteca, che ha tenuto l'intero laboratorio sul cinema, e tante scuole, il liceo Galvani, il liceo Laura Bassi, Corso Doc, gli istituti Mattei e Aldrovandi Rubiani, e poi le scuole primarie Sanzio, Savio, Don Minzoni, per cui insomma veramente tante collaborazioni. Cosa abbiamo prodotto? Abbiamo prodotto un breve film, un cortometraggio e un libro che in qualche modo racconta tutte le fasi di produzione di questo cortometraggio, per cui la trama del film è stata tutta completamente pensata dai ragazzi, che hanno scritto il soggetto e scritto la sceneggiatura, e hanno pensato ad un'idea bizzarra, cioè quella di raccontare le opere presenti all'interno del museo Collezioni Comunali d'Arte attraverso un furto. Per cui è il tentativo di un furto di queste opere da parte di una banda di ladri. Ovviamente questi ladri poi non riusciranno a rubare queste opere, quello è semplicemente un pretesto, è stato un pretesto per riuscire a spiegare alcune cose sulle opere presenti, e contemporaneamente però, grazie anche ad una collaborazione col maggiore De Gori, comandante del nucleo operativo per la salvaguardia del patrimonio artistico, fare un percorso per capire per quale motivo un'opera non vada assolutamente rubata, e i ragazzi insomma hanno scritto insieme anche al maggiore De Gori una parte della sceneggiatura. Io adesso lascerei la parola ai alcuni protagonisti del cortometraggio, che vorrei che ognuno di loro potesse raccontare qual è stato il suo ruolo all'interno di questa produzione, piccola produzione cinematografica, e dunque lascio la parola intanto al nostro regista Paolo Bellosi. Prego. Vuole dargli la parola. Allora, buongiorno, io sono Paolo Bellosi, il regista di questo film. Allora, il mio ruolo è consistito nel supervisionare le riprese, consigliare gli attori come interpretare la sceneggiatura, intervenire a volte anche in piccole parti, decidere quale quadratura usare piuttosto che altre e in che direzioni. È stato un ruolo sicuramente divertente, anche perché ho dovuto coordinare tutti e ho dovuto anche comunque stimolare la mia creatività per come interpretare la sceneggiatura, ma è stato anche molto impegnativo perché sono dovuto sempre stare lì e essere sempre pronto sul pezzo. Ho anche deciso quali tipi di musiche scegliere per ogni scena. Riguardo a questo vorrei fare una brevissima parentesi su un progetto che si è svolto parallelamente, ovvero la creazione di una colonna sonora interamente originale con dei programmi online, fatta da altri studenti con un software online. Questa esperienza per me è stata il primo approccio al mondo del cinema, e è un mondo molto vario, molto interessante, che consiglio a tutti un po' di approfondire, e anche io lo approfondirò in futuro. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Camilla e il mio ruolo in questo cortometraggio è stato il segretario d'edizione. È stato un ruolo molto importante perché avevo il compito di segnare su appositi fogli le informazioni principali per poi scriverle alla fine per montare tutto il video. Su questi fogli dovevo scrivere il numero della scena che si girava, quante volte è stata girata, il numero della clip audio e il numero della clip video. E il mio ruolo è stato molto impegnativo perché dovevo sempre stare vicino al fonico, che è quello che segna gli audio, e al regista,
e perché dovevo segnare tutte le informazioni principali, come ho già detto. Se sbagliavo a scrivere qualcosa, era a rischio tutta la produzione del video. Sono stata seguita molto spesso da un altro ruolo, che è il giacchista, che ha un compito molto importante, anche lui, che deve scrivere su un apposito oggetto, che è il ciak, come tutti conoscono, e delle informazioni principali, che sono il numero della scena e quante volte è stata girata. E il ciacchista, anche lui, deve stare spesso in scena, perché deve, attraverso il rumore che fa questo oggetto, sincronizzare l'audio e il video. E il mio compito è stato quello di appunto segnare le informazioni che andranno poi usate, che sono state poi usate per montare il video. E nulla, questo. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Riccardo e in questo cortometraggio ho fatto l'attore nella parte di Homer, che è il ladro più distratto della banda. E diciamo che fare l'attore non è stato sempre facile, infatti per farlo bene bisognava calarsi nel personaggio e avere molta immaginazione. Infatti quando recitavo un mix di emozioni che partiva dall'ansia di avere delle telecamere puntate addosso alla gioia che i miei sforzi sarebbero stati ripagati. E quando mi hanno dato il ruolo di ladro ero molto emozionato perché i ladri sono protagonisti di molti film di fama internazionale, però ho capito quanto è sbagliato rubare grazie al maggiore De Gori, che è il comandante del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e che ha tenuto una lezione nella nostra scuola per spiegarci quanto è sbagliato rubare e come loro ritrovano le opere rubate. E da quella lezione ho capito che è sbagliato rubare perché si priva la gente di una testimonianza della storia. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Justin Fabian. Nel cortometraggio io ricopro il ruolo di capobanda e il mio personaggio aveva delle caratteristiche molto precise, infatti era molto intelligente e autoritario, ma la caratteristica principale era quella di del legame ai beni materiali, infatti voleva rubare le opere solo per arricchirsi. E alla fine del cortometraggio si vede come Achille fa capire non solo a noi ladri, ma anche al pubblico, che rubare le opere è sbagliato. Questo progetto mi ha aiutato molto me nella mia organizzazione, nelle mie abilità organizzative e a formare il mio essere, ma non solo, infatti anche noi attori abbiamo contribuito con scrittori e registi per il miglioramento del copione e per recitare le scene al meglio, e grazie a questo mi sono riuscito a fare molti amici e a migliorare le mie interazioni sociali. Grazie. Ciao, io mi chiamo Emika e il mio ruolo in questo progetto è stato il trucco parrucco, il costumista e l'attrezzista. Il mio ruolo è stato un po' impegnativo perché comunque deve avere la responsabilità di tutti gli oggetti che vengono utilizzati nelle riprese. E anche nel trucco e parrucco dovevi controllare se gli attori erano vestiti e truccati nello stesso modo delle recenti riprese. Grazie. Salve, sono Daniele Sardo. Nel cortometraggio il ruolo di Achille. Il mio personaggio impedisce ai quattro ladri di rubare le opere d'arte di Donato Creti, a cui è molto legato, perché esse parlano della sua storia. Infatti nel primo dipinto possiamo vedere come viene immerso sin da piccolo nello Stige da sua madre, che lo renderà poi invulnerabile, eccetto per il tallone, creando così il cosiddetto tallone di Achille. Nel secondo riquadro, invece, possiamo vedere la madre che affida il figlio al centauro Chirone, che lo accudirà e gli insegnerà a combattere. Nel terzo dipinto si vede il centauro Chirone che, insieme ad Achille, si esercitano a tirare con l'arco. E nella parte bassa del riquadro si vede anche un leone colpito da una freccia. Nel quarto riquadro, invece, si vede Achille che, dopo aver combattuto e sconfitto Ettore in un combattimento, lo trascina davanti alle mura di Troia con la sua biga.
Una delle frasi principali del mio personaggio è stata l'ultima, che fa capire il suo legame con le opere e quanto siano importanti i beni culturali per la nostra civiltà. Infatti, anche in mancanza di una sola opera, le prossime generazioni non saprebbero cosa c'è stato prima di loro e come il mondo dell'arte venne rappresentato. L'ultima battuta è stata scritta da noi in collaborazione con il nucleo di polizia della salvaguardia dei carabinieri della salvaguardia dei beni culturali e recita: silenzio, manigoldi, le stofanti. Cosa vi porta a infrangere la legge per rubare delle opere d'arte? Solo gli sciocchi e gli insensibili possono pensare di farlo. E magari non sapete neanche che facendolo danneggereste anche voi stessi. Sì, avete capito bene. Questi dipinti appartengono a un museo pubblico, quindi sono patrimonio di tutti, anche vostro. Grazie. Grazie veramente a tutti. Buongiorno. Ancora complimenti. Vedete quante vocazioni, quanto futuro si intravede anche per la possibilità di intraprendere un tipo di lavoro o un altro. E anche un altro degli aspetti e degli stimoli che arrivano da questi lavori svolti insieme, da questo mettersi in gioco e sperimentare. A questo punto la parola al progetto numero 2, da noi, animali spariti, sparuti. Spariti, sparuti? Allora c'era stata un'inversione. Bene, chiamiamo per questa presentazione l'Istituto di Istruzione Superiore Aleotti Dossi di Ferrara, che ha realizzato il tutto con il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara. Allora, questi animali spariti, sparuti, partendo da uno studio della Carta dei diritti degli animali, il messaggio, direi con molta sensibilità e immergendoci anche in quelle che sono problematiche del nostro tempo, è sottolineare quanto si dovrebbe fare per quelle specie che sono a rischio nei cambiamenti continui e non sempre migliorativi che vive il nostro ambiente. Bene, la parola ai nostri ragazzi. Buongiorno, intervengo prima dei ragazzi solo per intervenire su questo titolo per dare il senso del progetto. Animali sparuti spariti, animali spariti sparuti, sembra un po' un soglilingua, ma è molto importante. Il nostro progetto, la nostra classe era una classe quinta, ma che ha iniziato il progetto alla fine della classe terza, quindi è servito un po' di tempo per mettere in atto un'idea. Siamo partiti disegnando, noi siamo una classe di grafica, dove oggi ci sono solo due ragazzi con noi, gli altri sono all'università, stanno studiando e quindi non potevano essere presenti con noi. Abbiamo iniziato in terza, abbiamo avuto un'idea. Il nostro mondo, i nostri animali, come li trattiamo, e da questa idea è nata un'azione di comunicazione. Questo titolo ci ha dato la possibilità di creare diversi prodotti, di creare una mostra, di creare un libro, di creare una comunicazione più generale fatta di laboratori, di lavorare con il Museo di Storia Naturale, di lavorare con il territorio e quindi con dei ragazzi molto più piccoli. Ci ha dato la possibilità di capire cosa vuol dire vivere il mondo, trattare il mondo e comunque degli aspetti delle diverse dichiarazioni che noi non poniamo attenzione. Do la parola ai ragazzi. Buongiorno, io sono Tommaso Vanni e vi introdurrò al progetto Animali Sparuti Spariti. Il progetto ha come tema l'estinzione, o perlomeno il rischio dell'estinzione di alcune specie animali.
Il progetto è partito praticamente che ogni studente doveva scegliere due animali a rischio estinzione, doveva conoscere questi animali, quindi sapere come, dove vivono, cosa mangiano, eccetera, e per insomma anche immedesimarsi in questi animali e trasformarli in pittogrammi grafici. E questo progetto è stato realizzato tramite vari strumenti e programmi grafici. Li abbiamo, di questi animali sono state fatte schede illustrative dove venivano spiegate le varie informazioni e abbiamo messo tutto sul nostro sito e su un libro. Buongiorno, io sono Giorgia e continuo quello che ha detto il mio compagno, ovvero la scelta degli animali che abbiamo fatto. Siamo partiti principalmente da animali magari che ci piacevano e che conoscevamo di più, poi abbiamo fatto svariate ricerche. Siamo arrivati alla conclusione appunto di due animali che abbiamo anche colorato tramite l'indice dello stato di conservazione degli animali, perché ci sono vari stati di conservazione appunto di un animale in base al proprio rischio di estinzione, quindi ci sono chi è proprio estinto del tutto, chi è in uno stato critico, chi è in pericolo, chi è vulnerabile e chi è prossimo alla minaccia. E gli animali che erano estinti li abbiamo colorati di nero, quelli critici invece col rosso, quelli in pericolo con l'arancione, vulnerabili più o meno ocra, e prossimi alla minaccia invece con un verde chiaro. E abbiamo anche collaborato con una scuola media di Ferrara e con la quale abbiamo fatto anche il laboratorio di serigrafia. E la serigrafia è questa tecnica grafica che permette di stampare su tessuto ma anche su altri tipi di supporti grazie a un telaio. E si mette praticamente il colore su questo telaio, poi si tira con una racla e poi la stampa è resa possibile. E poi sì, come ha detto la prof prima, abbiamo fatto anche la mostra al Museo di Storia Naturale di Ferrara, dove abbiamo esposto tutti i nostri disegni e lavori e studi sugli animali. Sì, questo è il laboratorio di serigrafia che abbiamo fatto con la scuola. E abbiamo creato anche poi dei logotipi con scritto appunto animali sparuti spariti, perché essendo comunque una classe di grafica molto creativa abbiamo creato vari loghi, vari disegni e vari studi sul progetto. E progetto molto bello. Bene, io ho concluso il mio discorso e lascio la parola alla prof. Buongiorno. Sì, i nostri ragazzi ci hanno un po' fatto vedere quelli che sono stati alcuni dei contenuti che abbiamo prodotto con questo tema che ci ha accompagnato per più di un anno. Colgo l'occasione anche per portare i saluti del Museo di Storia Naturale di Ferrara e del direttore Mazzotti. Oggi non sono potuti essere con noi perché sono nel pieno di un convegno, però ci teneva nel salutarvi e comunque nel donarci una parola importante che oggi sembra quasi scontato, qualcosa con cui abbiamo imparato a fare i conti proprio qui a Bologna grazie a una grandissima mostra che c'è al MAST, che è quella dell'antropocene. In realtà questa parola insieme a lui l'abbiamo imparata a scoprire quasi due anni fa, in tempi forse non sospetti, ma quando di questa impronta che l'uomo ha sul mondo e la natura ancora se ne parlava un po' meno e oggi diventa molto più necessario portare questi contenuti ai nostri studenti e poi anche
grazie a loro, a ragazzi più piccoli. Il lavoro che è stato fatto all'interno del museo poi non si è fermato con la promozione e divulgazione di quello che è il patrimonio stesso del museo, ma i nostri ragazzi hanno realizzato, oltre a questo sito con i contenuti e al libro che contiene il nostro percorso, un vero e proprio percorso in un qualche modo multimediale all'interno del museo stesso. La dozzina di animali che sono stati selezionati sono stati tradotti in queste icone che attraverso un QR code possono essere scoperte all'interno del museo, quindi tramite il telefono cellulare è possibile poi accedere molto rapidamente ai contenuti che i ragazzi hanno prodotto e poter pensare di ripercorrere le stanze del museo anche attraverso questo taglio che non mira solo a conoscere gli animali in quanto tale, ma a conoscere la loro storia e la loro situazione di conservazione oggi sul territorio mondiale. Vorremmo chiudere facendovi vedere questo brevissimo video che racconta soprattutto il momento che io ritengo comunque il più bello del nostro progetto, che non è stato solo dargli forma e concretizzare i nostri contenuti grafici, ma lavorare insieme alla scuola media che ci ha accompagnato nei laboratori e nella visita. Grazie. Yourself be outplayed. You're gonna let yourself.